Buongiorno, oggi torno con un nuovo video. Era da un po' che non facevo un video, ora non so bene quanto, ma un po' per mancanza di tempo, ma un po' anche per mancanza di voglia, di ispirazione. Non lo so, ultimamente YouTube veramente mi demoralizza per quello che vedo che ha successo su YouTube. Contenuti anche un po' dubbi sulla non solo originalità ma proprio anche contenuto stesso. Ora io capisco che magari è intrattenimento, ma secondo me è intrattenimento per un pubblico veramente di età piccola e non lo so. Comunque mi era preso un po' di sconforto, però oggi mi sono detta, visto che comunque ho un po' di tempo, faccio finalmente il video dei prodotti finiti, perché ho i prodotti finiti di quasi 2 mesi, quindi ne ho un bel po'. E prima di iniziare vi ricordo che sotto trovate i link per tutti i social, soprattutto Instagram, e cliccate anche e attivate la campanella per essere aggiornati su tutti i miei video che farò da qui in poi, speriamo che mi ritorni la voglia. Io direi di iniziare perché veramente ne ho tanti. Allora, iniziamo da questo, che è anche un po' sporco. L'olio di cocco. Avevo preso l'olio di cocco perché lo volevo provare sui capelli e essenzialmente io l'ho utilizzato prima del lavaggio, quindi lo mettevo su tipo 2-3 orette prima del lavaggio. E poi lavavo i capelli e la differenza l'ho riscontrata tra il metterlo e non metterlo, perché veramente rende i capelli morbidi ma è scomodo. Allora, io avevo preso questo di Vita Coco Coconut Oil Extra Virgin, quindi proprio puro al 100% bio, e questa era una mini size, quindi da viaggio. L'avevo presa da Sephora e quando io l'ho preso era solido, era tipo, insomma, sì, gelatina solida. Quando l'ho però utilizzato si vede che con il caldo si era sciolto. Diciamo che, allora, io lo promuovo come prodotto, ovviamente è buono, però è tanto scomodo da applicare perché è veramente olio liquidissimo. E quindi mi è piaciuto tanto, e questa pratica comunque di mettere l'olio prima del lavaggio sicuramente la manterrò. Non so, proverò altri prodotti perché mi piace provare nuove marche, però questo è promosso. Altro prodotto finito è la maschera questa viso di Glam Glow, la Glitter Mask, la Gravity Mud, quella che era dedicata ai My Little Pony, e io avevo preso quella viola dedicata appunto al My Little Pony, quello viola. Allora, se vi interessa vi lascio qui anche il video che ne feci dell'applicazione, perché comunque volevo celebrare questo prodotto che comunque è costoso, e quindi ci avevo fatto proprio anche il video. Che dire, a me è piaciuta. Questo è il colore, ha un profumo fantastico, i glitter sono grossi, quindi è anche divertente da mettere, da togliere. Qualcuno vi rimane sul viso, ma insomma con un po' di latte detergente si rimuove tutto. Mi è piaciuta tanto perché comunque ha questo profumo che non è comunque nauseante, dà un senso di freschezza per tutto il tempo, e soprattutto io una volta tolta non sentivo il bisogno, infatti non ho mai messo la crema idratante. Non lo so, mi lasciava comunque la pelle morbida, nutrita, e quindi mi piaceva molto questa sensazione. Però non credo che la ricomprerò per il semplice fatto che 50 euro per 50 ml di maschera che dura veramente poche applicazioni è troppo. Quindi per il futuro, non lo so, proverò altre maschere, probabilmente comprerò anche quelle grandi di Glam Glow, ma queste piccoline così
giusto per uno sfizio, non credo che le riprenderò più, però questa è promossa. Come promosso è anche lo scrub, questo qui di Geomar, il talasso scrub rimodellante, quello che è fatto con anche la polvere di caffè e il sale marino, ed è ha nutrimento intenso ma ha uno scrub delicato. Questo lo utilizzo praticamente sotto la doccia e lo applico più che altro sui glutei. Mi piace l'effetto che lascia sulla pelle, ovviamente non vi toglie la cellulite, però vi lascia comunque la parte dove lo applicate veramente morbida, piacevole al tatto, e quindi è un prodotto che uso, lo risto utilizzando un altro, mi piace, perché mi piace appunto questa sensazione che mi lascia. E poi comunque veramente ci vuole pochissimo a farlo, cioè lo mettete su 2-3 minuti e lo sciacquate, ci vuole veramente poco. Ho notato una sensazione che non avevo notato prima, quando lo prendo sulle mani, lo un pochino ammorbidisco prima di spalmarlo, rilascia una sensazione di calore, ma non ci avevo mai fatto caso, probabilmente fa un po' di effetto, lo farà, però è veramente a livello molto molto superficiale, quindi non vi toglie la cellulite, però vi lascia una pelle comunque più piacevole, più morbida, più carina da toccare, diciamo, ecco. Prodotto super super promosso e anche divertentissimo da utilizzare, e io questa marca praticamente ormai la adoro, è questa di Rituals, che io trovo da Sephora. E io finora avevo utilizzato e sto ancora utilizzando le creme per il corpo, però ho voluto provare anche il doccia gel, e che ve lo dico a fare, fantastico. Allora, questo era alla rosa indiana e all'olio di mandorle dolci. Allora, la cosa fantastica è questo erogatore, che praticamente vi trasforma questo gel all'istante, appena lo spalmate, in una schiuma che fa poi anche schiuma addosso, ed è qualcosa di morbido, di piacevole, è veramente una coccola. Per non parlare poi dei profumi, hanno tutti questi profumi comunque molto orientaleggianti, quindi questi profumi un po' speziati, però decisi, non stucchevoli. Io anche le creme corpo le adoro. E quindi niente, questo è stra promosso, e questo era il rituale della Ayurveda. Ci sono varie linee, insomma, ed è buonissimo. Come buonissimo, e mi è piaciuto tantissimo, questo prodotto qui di The Body Shop, sempre un doccia gel, questo era al muschio nero della linea House of Holland. Io l'avevo preso perché mi piaceva tantissimo il packaging tutto nero, e però anche utilizzandolo mi è piaciuto tantissimo, perché ha questo profumo, vi deve piacere ovviamente il profumo del muschio, perché altrimenti non ha senso, e il profumo comunque di The Body Shop, dei prodotti di The Body Shop, sono qualcosa di fantastico e mi è piaciuto, inutile dirvelo, l'ho adorato. Poi vediamo che altro ho. Oh, questo qua, che si è un pochino, diciamo, staccato, comunque è l'olio di argan puro in soluzione di Naturemed. Io questo l'ho utilizzato sia mischiato magari a qualche crema che non era super super nutriente, super super idratante, ma anche per i capelli. C'è scritto che è olio corpo argan, però io l'ho utilizzato anche sui capelli, e comunque mi è piaciuto, perché se avete appunto la crema che non è idratante, ve la rende idratante, sui capelli funziona, è olio d'argan, quindi inutile dirvelo, mi è piaciuto. E questo appunto è di Naturemed. Poi ho terminato questa crema da giorno di Collistar, che è la crema ultra rigenerante anti-rughe giorno, e il packaging è bellissimo, di vetro con questa forma un po' così, sembra quasi un disco volante,
mi è piaciuta perché è molto nutriente, si assorbe subito, quindi come base trucco è fantastica e mi è piaciuta, è inutile dire, comunque Collistar è una certezza. Il profumo è il profumo classico delle creme, quelle serie da viso e da profumeria, insomma, buona, e mi è piaciuta tantissimo. Poi ho terminato questo, sempre di Naturemed, crema gel viso extreme, che però io ho utilizzato essenzialmente sul contorno occhi, alla sua pompettina, e mi è piaciuta per il contorno occhi anche questo, perché comunque per me quando uso creme, contorni occhi, comunque prodotti appunto per l'idratazione, ho bisogno che mi si assorbano subito, perché poi mi devo truccare e non posso stare lì ad aspettare che si asciugano, poi comunque questa sensazione un po' appiccicosa sul viso mi dà fastidio, quindi questo pure mi è piaciuto perché si assorbiva subito ed è un prodotto ottimo. Infatti c'è scritto che agisce con azione d'urto contro le rughe, riassoda, distende e nutre la pelle, e c'è scritto anche che grazie ai peptidi limita gli effetti dannosi delle micro contrazioni muscolari del contorno occhi. È piaciuto, inutile dirlo, non è il primo che finisco, e ottimo contorno occhi. Ovviamente non mi ha tolto le rughe, ma non ce l'ho nemmeno, devo dire, e forse perché utilizzo questi prodotti, e comunque vedo che l'uso costante di questi prodotti a me comunque funziona, perché io rughe intorno agli occhi non le ho. Poi ho terminato questo prodotto di Benefit. Io non uso molti prodotti di Benefit, però ogni tanto quando mi serve qualcosa, se vedo che c'è qualcosa che mi può interessare, un occhio ce lo butto da Sephora, perché ha comunque dei packaging bellissimi, e anche questa ovviamente ha un packaging straordinario, ed è la Precisely My Brow Pencil, quindi la matita per le sopracciglia con il suo scovolino e la matita di quelle appunto automatiche. La mia era la colorazione 04 e è di quelle ultra sottili. Questo prodotto è fantastico perché è molto piacevole da stendere, ha un tratto preciso, si sfuma, lo coprite anche con un ombretto, insomma con un prodotto in polvere, dura tutto il giorno, è fantastico, mi è piaciuto veramente tantissimo, e il mio era di una colorazione comunque acqua marrone scuro. Ottimo prodotto. Poi ho terminato questo leva smalto di Maybelline, che è l'Express, che c'è scritto che è fatto con olio di mandorle e che contiene agenti idratanti per tutti i tipi di unghie. Mi è piaciuto perché comunque è vero che è comunque delicato, a me non me le ha indebolite. Ottimo prodotto, lo trovo al supermercato, costa poco, top. Poi ho terminato questa crema solare della Y-Anthropic, la Satin Protection Ultra Radiance, fattore di protezione 15 medio. Questa mi è piaciuta perché aveva praticamente tutti dei micro glitter dorati, quindi ve la spalmavate addosso e luccicavate come non ci fosse un domani. Bellissima, perché io adoro i glitter, ovviamente chi non ama i glitter odierà questo prodotto, ma a me è piaciuto, faceva bene il suo dovere di protezione, non mi ha dato nessun problema. Ottimo anche il profumo, perché è il classico profumo di crema solare senza troppi profumi eccessivi, che tra l'altro poi secondo me i profumi, quelli dolciastri eccessivi, attirano anche le api, e quindi prodotto promosso. Oh, eccola qua, una di quelle creme di Rituals, e questa era il Ritual del Dao, e su ogni una di queste appunto creme qua c'è anche una frase un po' spirituale. Qui c'è scritto:
la filosofia, l'antica filosofia Dao focalizza, cioè si concentra sul bilanciare lo yin e lo yang, e quindi porta pace e tranquillità nella vostra vita. Queste creme sono fantastiche, a parte appunto il packaging che ha vari colori, questa era quella lì un po' sul verde scuro, non mi ricordo nemmeno il profumo, questa l'ho finita. Questa sa quasi di olio d'oliva, un profumo insomma un po' erbaceo, un po' sì, così, di qualcosa di verde, di foglie, erba, cose del genere. E questo è fatto con lotus bianco e i ren. Comunque queste creme sono fantastiche perché sono super idratanti, morbide al tatto, quindi è piacevole anche da prelevare, da stendere, si assorbono subito, fantastiche, molto idratanti. Terminato questo fondotinta, il Born This Way di Too Faced, e il mio era nella colorazione Pearl. Però in realtà, più che Pearl, a me questo non è che... Allora, come fondotinta non c'è da dire nulla. Ne basta poco, copre tanto. Infatti a me questo barattolino è durato veramente tantissimo e io lo metto tutti i giorni. Però secondo me io ho sbagliato colorazione, perché questo tendeva troppo al giallo. Non lo so, era troppo giallo, ma si vede proprio anche dal barattolino che è troppo giallo, non è un... perla, boh, comunque l'ho preso dal sito di Sephora, quindi cioè vedere l'immagine è sempre un po' complicato, scegliere appunto il fondotinta dalle immagini. Comunque ottimo prodotto, assolutamente buona copertura, anche se io non ho tantissime imperfezioni, però magari ho qualche macchiolina, insomma ottimo, ottimo, dura tutto il giorno perché io ho necessità che mi duri tutto il giorno senza problemi, ottimo prodotto ovviamente. I dischetti, questi grandi della Cotoneve, 50 pezzi che compro e ricompro mille volte e utilizzo per il viso. E poi, per finire, altri dischetti Cotoneve piccoli, questi sono quelli orlati, che utilizzo anche per lo smalto e sono ottimi, ottimi, ottimi. Non so quanti sono, ma insomma la confezione è questa. Via, vedo dal tempo che non ci ho messo tantissimo, sono andata veloce, però avete visto che ci sono veramente tantissimi prodotti, nessun bocciato, cioè sto guardando adesso, sto facendo un po' un recap mentale, nessun bocciato, cioè tutti i prodotti che mi sono piaciuti e... c'è soddisfazione a spendere i soldi e ad essere soddisfatti, e quindi sì, se avete come sempre, se avete domande su qualcosa che io non vi ho detto, fatemele e vi rispondo. Spero che il mio video vi sia utile, che vi abbia dato magari qualche idea su qualche prodotto da provare. Io vi ripeto, io vi invito a provare questa linea Rituals che trovate da Sephora, perché è veramente qualcosa di fantastico. E niente, vi ho ricordato tutto all'inizio dei miei social che trovate sotto, di iscrivervi quindi al canale, di cliccare sulla campanellina, e ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie per la pazienza per aver guardato questo video abbastanza lungo. Ciao.